cosa ci fa lei qui? Vorrei sapere io che cosa ci fa lei qui. È qui che hanno ucciso Barbara. E lei come lo sa? Come ha fatto a scoprire questo posto? Qualcuno è entrato nel mio computer. Mi ha mandato foto, indirizzo, tutto. Ha toccato qualcosa lì dentro? Beh, certo. Spagnolo, vieni con un paio di volanti qui alla fossa, che forse abbiamo trovato il luogo dell'omicidio. Eh sì, lei è con me. Avverti il procuratore Baldi. Che cosa sta facendo? È in arresto. Sta scherzando? È l'unico modo per proteggerla. Fantastico. Esther è stata fermata. È nella camera di sicurezza della questura. Come lo sai? Me l'ha detto Fontana. Ma che cosa ha in mente questo Donati? Vuole che me ne occupi, signor Sant'Andrea? No, questo non è affar suo. Lei continua a cercare chi ha ucciso Barbara. A proposito, ci sono novità? Credo che suo nipote conoscesse benissimo il suo assassino. Sto indagando tra le persone che frequentava. Bene, vado avanti. Arrivederci. Arrivederci, Fontana. Arrivederci. Che cosa ha detto Pierfrancesco dell'arresto di Esther? Sei il primo a saperlo. Ho trovato qualcosa. Mi dice perché sono qui. Dunque, vorrei partire dagli avvenimenti che hanno preceduto la morte di Barbara Sant'Andrea. Lei ha salvato la vita a un bambino che stava annegando nella piscina della villa. Su questo mi ha già interrogata, mi pare. Senza testimoni oculari. Quindi nessuno può dire se il bambino nella piscina ci è caduto da solo, se qualcuno ce l'ha spinto. Poi lei ha incontrato Barbara Sant'Andrea, di cui afferma ignorava l'identità. Poco dopo la ragazzina sparisce e 48 ore dopo la ritroviamo morta. Dove sta cercando di arrivare? È tutto qui nel suo computer. Ero connessa con la mia università di Boston. Evidentemente è riuscito ad entrare nel mio computer. Bene, ora sappiamo anche che l'assassino è un hacker. Non saprei darle un'altra spiegazione. Perché dovrei fare tutto questo? Forse perché la figlia ha il diritto di avere un padre. Io stavo vivendo la mia vita. Ero felice. Ma felice come quando a 16 anni è scappata di casa per 3 giorni? Dio, ero una ragazzina. Signorina, le minacce e l'omicidio sono collegate. Nulla testimonia che l'assassino abbia agito da solo. Glielo ripeto, lo zodiaco è entrato nel mio computer. E perché? Non lo so! Non lo so! Dio, una ragazzina è stata uccisa. L'assassino le ha messo addosso il mio vestito. Io sono terrorizzata. E lei, invece di proteggermi, mi sta accusando. Perché? Perché?
Scriva. Avanti. Le colpe dei padri... Lo so. ...ricadranno... ...sui figli. Bene, adesso le biografie saranno confrontate con quelle dei messaggi. Può cercarsi un avvocato se vuole. È sicuro, dottore, che ne vuole un'altra? Spagnolo, sono una merda. Ma no, in fondo su quella ragazza ci sono gravi indizi. Poi comunque il procuratore ha detto... Non me ne frega un cazzo della Baldi e degli indizi. Io l'ho arrestata perché volevo fargliela pagare. Sì, ho capito, ma farle pagare che cosa? La sua famiglia ricchissima. La sua classe, il suo titolo di studio. La sua bellezza. Sono una merda. Spagnolo, sono una merda. Sei soltanto innamorato, te lo dico io. Ciao Ricky. Ciao Massimo. Che ci fai qua? Sono venuto a prendere Riccardo. Dove lo porti? Sali. A puttane. A vedere la partita della Juventus. Ho il permesso, avvocato. Mariella lo sa? No, l'ho rapito. Trudy, Trudy. Eccoci. Ho visto il tuo ex qui fuori. È venuto a prendere Ricky. Mi pare fosse il suo giorno oggi. Sì, ma io lo odio il calcio. Non mi piace che Riccardo passi troppo tempo con quello. Sarebbe capace di ubriacarsi e scordarselo in qualche bar. Sì, per caso che quello sia suo padre, che a te piaccia o no. Beh, qualche anno che faccio da papà a Riccardo, penso di avere... Sì, di avere il diritto di dire la mia. Infatti sei stato molto bravo con lui. Io ti ringrazio, però... Però non puoi cercare di cancellare Felice dalla sua vita. Lo adora, sono molto legati. E poi sono stufa dell'atteggiamento di tutta la mia famiglia nei confronti del mio ex marito. Io ho amato quell'uomo. L'ho sposato. Se non rispettate lui, almeno cercate di rispettare me. È giunta voce che c'è un piano per tagliare alcune attività del gruppo. Non sarebbe il caso di parlarne tutti insieme? Che piano? Io non so niente. E a te chi te l'ha raccontato? Felice, scommetto. Tu dimmi se è vero o no. Piacerebbe molto anche a me saperlo. Sarebbe soltanto l'adeguamento a una situazione internazionale. Potrei almeno sapere che cosa ne sarebbe della mia piccola attività, molto poco globale. La tua fabbrica è di ceramiche molto belle, fa cose troppo raffinate. Ma non riesci a vendere nemmeno la metà di quello che produci. Allora, sono condannata a morte. E tu, papà, non dici nulla. Sono idee di Pierre che io non condivido. Finché sarò io a difendere gli interessi della famiglia, ti assicuro. Sì, lo so. Chi comandi tu non si muoverà foglia. La discussione è finita, Pierre. Adesso, per favore, cerchiamo di finire la cena in pace. Certo. Tanto in questa famiglia basta che le apparenze siano salve. Comincio a credere che Felice abbia ragione. Cosa c'entra Felice adesso? Stiamo
Stiamo parlando di affari. E ci vuole un bel coraggio. Mariella. Mi sono occupata così poco di mia figlia. Ma che c'entra? Un amante. Beh, visto il rapporto che avete tu e Pierre, non mi sorprende. Barbara l'aveva scoperto. È per questo che avevamo litigato. E adesso non potrò più dirle che era veramente importante per me. La cosa più bella della mia vita. Non dire niente, Pierre, vero? Non gli dirò niente. Grazie. Ma almeno a me vuoi dirlo chi è? Questi due testi non sono stati scritti dalla stessa persona, al 99,9%. Di questo che cosa mi sa dire? È una scrittura naturale, non artefatta. Non sembra uno che cerca di camuffarla. Guardi qui. Non c'è nessun tremore, nessuna insicurezza. Altro? Sembra una personalità molto forte, sicura di sé. Nulla è lasciato al caso. Le linee sono precise, pulite. Uomo o donna? Difficile da dirsi. Dalla forma delle lettere verrebbe da dire che si tratta di un individuo tra i 20 e i 40 anni. Perfetto, quindi restringiamo il campo più o meno di mezzo Piemonte. Un'altra cosa che si può affermare con certezza è che chi ha scritto sapeva bene cosa voleva scrivere, perché non ci sono esitazioni, quindi non si è fermato a pensare. Quanto alla persona che ha scritto questo, si direbbe una donna solare e generosa. Se ne può andare a casa. Come mai ha cambiato idea? Perché non li ha scritti lei i messaggi. E aveva ragione, qualcuno è entrato nel suo computer. I nostri tecnici informatici lo hanno confermato. Come ha potuto pensare che io c'entrassi qualcosa? Non l'ho mai pensato. E allora perché mi ha chiuso qui dentro? Per proteggerla. Per proteggermi. Esther, aspetti. Senta, io volevo chiederle scusa, non volevo... Lasci stare, non sono arrabbiata con lei. Quindi posso accompagnarla a casa? Ma sì, perché no? Non è arrabbiata con me? E dove è finita? Era qui.
Esther. Venere nascosta sotto il biancore di Nettuno, colpita dal pesante ramo di Marte. Questo è un altro messaggio per lei. Spagnolo, lo zodiaco era qui. Fai perlustrare la zona, chiama la scientifica. Voi riaccompagnate a casa la signorina. No. Non me la sento di entrare a casa. E comunque io dormo sul divano. Come vuole. No, no, ci mancherebbe. Se mi segue le mostro la stanza da letto. Mi scusi se non l'ho avvisata che sto in un residence, spero che non ci siano problemi. No, nessun problema. Questa è Marilyn, che già conosce. Adesso se ne va, eh? Dai, scendi, Marilyn. Che riempi di peli tutto il letto. Però le lenzuola sono pulite, eh? Dai, Marilyn. Ti sposti, io tolgo un attimo questo. Magari a lei fa anche piacere che sta qua, però meglio di no, che se stai qua lei non riesce a dormire, eh? Dai, vai, vai! Non mi va di dormire. Quindi siamo tornati al punto di partenza. Lei che idea si è fatto, dottore? Dietro questa storia c'è o un fanatico, uno che si crede un giustiziere, o un veggente tipo Nostradamus a cui rimandano tutti i messaggi, oppure qualcuno molto vicino alla famiglia che ci ha preso tutti quanti per scemi. Lei pensa a una vendetta contro i Sant'Andrea? Sì. E adesso cosa farà? Dobbiamo continuare a fare pressione su Gabriele Sant'Andrea. Secondo me c'è qualcosa che non ci vuole dire. Con cautela questa volta, mi raccomando. Quando ci sono di mezzo loro, lei tende a esagerare. Dottoressa, la cautela è un lusso che forse non ci possiamo permettere in questo momento. Il nuovo messaggio che ha ricevuto Esther. Esther, la signorina Musso. La signorina Sant'Andrea. Potrebbe essere il segnale che ci sarà un nuovo omicidio. Mamma. Esther? Ti ho svegliata? Scusami. Esther? Sono qui. Volevo solo farti un saluto. Sì, ma tutto bene. Ciao, mamma. Ciao. Finalmente! Ma dove sei stata tutto questo tempo? In questura. È incredibile quel poliziotto. Dovresti andarci a letto così la smette di romperti le scatole. Grazie. Senti, mi è venuta in mente una cosa che può essere molto importante. Tempo fa ho conosciuto... Insomma, ho un amico. Un caro amico. In che senso? Un amico, dai, non ti posso dire di più. Il fatto è
che può esserci molto utile. Senti qua, Carlo Lucchini, nato a Bologna, da anni si occupa dei collegamenti tra la pulsione al delitto e le caratteristiche astrologiche di chi le compie. Ha collaborato con alcuni corpi di polizia europea, l'FBI e varie università italiane ed internazionali. Attualmente insegna criminologia all'Università di Torino. Esagerano sempre. Ho giusto fatto qualche conferenza. Ma se posso essere utile alla mia amica Lucilla. Grazie, Carletto. Esther Musso. Collega? No, un'amica d'infanzia. E le interessa l'astrologia o gli omicidi? Gli omicidi. Studio il tema astrale degli assassini, soprattutto quelli seriali, in modo da poterne prevedere il comportamento anche in casi analoghi. Ha ottenuto dei risultati? Certamente. Il tema astrale è specifico di ogni individuo, come il DNA, ed esattamente come il DNA ci fornisce una quantità di informazioni. Ti dice, per esempio, se con uno puoi provare a fidanzarti o ci devi solo andare a letto. E questo è il problema? No, non esattamente. Vorrei sapere che cosa significa questo. Venere nascosta sotto il biancore di Nettuno, colpita dal pesante ramo di Marte. Sembra Nostradamus. Sì, sono due versi di una delle centurie. E il senso è abbastanza evidente, vuol dire Venere morirà annegata. Conosci una che si chiama Venere? Venere è il pianeta. All'interno del messaggio designa la vittima. Nettuno è il mare, il modo in cui la vittima morirà. L'assassino si identifica con Marte, il dio della guerra, che colpirà portando la morte. Che cosa c'entra tutto questo con lo zodiaco? Venere governa due segni zodiacali, Toro e Bilancia. Quindi questo tizio vuole dirci che morirà qualcuno del Toro? O della Bilancia. E tu ci credi? Sto solo cercando di capire. Io cercherei piuttosto di capire quali siano le colpe di tuo padre. Non parleresti così se fossi del Toro o della Bilancia. Infatti sono della Vergine. Certo, l'unico segno con il quale non vado d'accordo. Questo vuol dire che non mi devo mettere strane idee in testa. Ti cercavi un modo per distrarti, lo hai trovato, anche bello, secondo me. Ci sarebbe una cosa... Ah, scusate. No, no, vieni, vieni. La signorina mi stava riferendo un'interessantissima teoria formulata da un certo... Lucchini. Eh sì, Carlo Lucchini. Io ho letto tutti i suoi libri, bravissimo. Fantastico. Lui sostiene che la prossima vittima sarà del segno... Toro Bilancia. Quindi basta controllare tutti i segni zodiacali della famiglia Sant'Andrea e il gioco è fatto. Mariella Sant'Andrea, 29 settembre, Bilancia. Facendo? Stavamo giocando a nascondino. Com'era la partita? Bellissima. Sì, ci siamo divertiti tanto. Tu hai parlato con tuo fratello? Sì. Ricky, vai a giocare. Confermato che se fosse per lui chiuderebbe la mia azienda. E io cosa te l'avevo detto? Ma tu come facevi a saperlo? Perché conosco il Sant'Andrea. E perché hanno rovinato il nostro matrimonio. Non sono stati loro. Ma come no? Ma se al tempo lo dicevi anche tu che non sopportavi le loro pressioni, che ti avevano messo davanti a una scelta tra me e loro. Io voglio soltanto un'altra possibilità. Ricky! Che
Che diresti di andare a fare un bel fine settimana tutti insieme? Io te la mamma, eh? Sì, quando? Dove? Dove vuoi tu? Lei ha capito in base a cosa è stato rilasciato, Felice Mendisi? Credo sia stato scagionato dalla prova grafologica. Fontana ha un'altra pista. Sì, Barbara. Pare che frequentasse molto le discoteche della città. Mia figlia, in giro per discoteche, da sola. Non ho detto che fosse da sola. E queste dove le ha prese? Sono state scattate durante una serata. Ma questo è Giacomo? Sì, suo fratello. Vorrei fare tanto due chiacchiere con lui. È a Portofino, nel nostro hotel. Ci parleremo noi non appena sarà di ritorno, in famiglia. Grazie per la segnalazione. Al vostro servizio. Pierre, Barbara non è morta a causa delle amicizie che frequentava. E come fai a dirlo? Ciao papà. Scusa il ritardo. Non ti preoccupare, c'è un bellissimo panorama qui. Sono molto contento di rivederti. Anch'io papà. È difficile accettare di essere costretti a vederci ancora di nascosto. Per il momento è meglio così. Pier mi detesta. No, non ti detesta. Non ti ha ancora accettato. È solo questione di tempo. Questo melograno è sempre stato il simbolo della nostra famiglia. Tu sei uno dei suoi rami. Come sta Mariella? Sta partendo. Passerà il weekend nell'albergo di Giacomo. A Portofino. Mare. Che ti prende? Niente. Vorrei andare con lei. Benvenuti. Ciao. 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 Vedo che siete più del previsto. La cosa mi fa molto piacere. Ciao, Riccardino. Ciao, zio. Preparatevi una grande sofferenza. Vi ho messo nell'ala purgatorio. Prego. E così ho comprato una nuova Luigi 16 per il salotto verde. E questo sarebbe il purgatorio? Beh, per Giacomo il purgatorio è un luogo dove le suite non hanno la piscina sul terrazzo. Bien sûr, ma cher. Sono stato questo posto è bellissimo. La settimana scorsa ho visto uno spettacolo carissimo. Guarda, secondo me ci dovresti andare. Poi tra l'altro adesso mi pare che sì. Come stai? Bene. Io stavo pensando una cosa. Mm-hmm. Secondo me, Ricky ha bisogno di una sorellina.
qualità dell'arte moderna, è evidente. Questo non va bene. Sì, sì, certo. Estelle? Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Tutto bene? Sì, è bellissimo qui. È di tuo gradimento? Assolutamente sì. Dai, Riccardo, finisci di mangiare. Ciao. Ciao. Che bella sorpresa. Ti puoi accomodare se vuoi. Sì, grazie. Prego. Matteo ci teneva tanto a conoscerti meglio. È il mio migliore amico, praticamente il mio angelo custode. Questo quando siamo lassù in paradiso, se no... Vieni Riccardo, andiamo a prendere un gelatino. In caso continuo a farci incontrare. Già. Veramente io non dovrei nemmeno essere qui. Nemmeno io. Però Giacomo ci teneva che tenessi compagnia a sua sorella. A Mariella, intendo. Ah. A giudicare dai suoni che escono dalla sua stanza, non credo che abbia bisogno di altra compagnia. E poi Giacomo mi ha messo all'inferno, quindi non so se ha diritto di frequentare voi dei piani alti. Ah. E com'è l'inferno? Ci sono fiamme, fa caldo. No, però non c'è la terrazza sul mare. No. Uguale. E quando non sei qui, che cosa fai? Dipingo. Ah, un artista? Sì. E dove si possono vedere i tuoi quadri? A casa mia. Io abito fuori città, in collina. Ah, c'è anche un quadro mio nell'ufficio del padre di Giacomo. Gliel'ha fatto comprare lui. Vi conoscete da molto? 10 anni, da quando sono venuto a Torino. Ha visto una mia personale e siamo diventati amici. È un anello di fidanzamento? No, questo è il mio portafortuna. E speriamo che lo sia perché non si leva più. No, solo che è strano pensare che Gabriele avesse una figlia segreta. A questo punto ti farei chiamare Esther Musso o Esther Sant'Andrea? Bella domanda. E che non ti saprei rispondere. Ti capisco, anch'io sono cresciuto senza genitori. Perché? Sono morti quando ero piccolo. Non mi ricordo niente di loro. Pare che il purgatorio porti direttamente in paradiso. Bene, io sono arrivata. Allora... Buonanotte. Buonanotte. Il dottor Donati, per favore. Grazie. Cazzo, Esther, è possibile che non riesci a stare fermo un momento? Non sono in libertà vigilata, dottore. Stai attenta, per favore. Ti preoccupi così tanto per me? Guarda che se ti succede qualcosa, a me mi mandano a timbrare i passaporti a Sassari. È per questo, allora. No, è che ho anche voglia di vederti. Buonanotte. Buonanotte. Dottore? C'è qualcosa che non va? No, no, niente, niente. Spagnolo, tu sai dove è un posto che si chiama Grand Hotel Il Castello? Sì, certo. È l'hotel di Giacomo Sant'Andrea, in Liguria, una roba da ricchi. Perché? No, niente, così. È che Esther... Esther Musso, la signorina Sant'Andrea... Pensa che Mariella Sant'Andrea sarà la prossima vittima dello zodiaco ed è andata là. Ha fatto bene. Perché? Perché Mariella Sant'Andrea è del segno della bilancia. No, Spagnolo, per favore, dai, non ti ci mettere anche tu, eh. Vabbè, comunque, dottore, io ero venuto a dirle che finalmente ho beccato Milo. È di là. Ah, bene. Bravo. Piano. Oh, l'ho detto piano. Stai sulle mani. Sta sulle mani, non mi toccare. Milo, allora. Ma cosa vuole, commissario?
Volevo salutare. Fare due chiacchiere con te. Non ci vieni mai a trovare? Lavoro, non ho tempo. A lavori, eh? È una novità. Che lavoro fai? Autoricambi. Com'è che la targa del tuo motorino è stata segnalata durante una rapina in una banca? Eh? Milo, questo verbale faccio finta di non averlo mai visto. Però mi devi dire che cosa sai sulla morte della piccola Sant'Andrea. Io non so un cazzo di niente. Dai, Milo, concentrati, quello che si dice in giro, dai. Adesso è colpa mia se non c'è nessuno che se ne va in giro a vantarsi di aver rotto l'osso del collo a una ragazzina. Non ti viene in mente proprio nulla? No. Va bene, allora ci facciamo qualche giorno di camera di sicurezza, perquisiamo casa tua e vediamo se ti viene in mente qualche cosa. La rapina al furgone? Cosa c'entra? Ho sentito dire che ce ne sarà un'altra. Ah. Va bene, mi interessa anche questo. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, papà. Ciao, amore. Mamma dov'è? Mamma è andata a fare windsurf. Da sola? Sì, io ho paura dell'acqua. Non posso neanche fare il bagno in vasca, pensa te. Vado a vederla. Sì, ma sbrigati, perché a quest'ora è già arrivata in Sardegna. Che è successo? Non troviamo più Mariella. Ve l'avevo detto che sarebbe arrivata in Sardegna. Cosa è successo alla mia mamma? No, niente tesoro. Adesso la ritroveremo. Andiamo. Buongiorno. Ma che succede? Mariella è sparita. Bisogna chiamare subito la polizia. Ho capito. Niente. Basta, io vado lì. No, aspetta, Massimo. C'è una cosa che devi sapere. Lei era... c'era felice con lei. La cosa importante è ritrovarla. Tutto il resto non conta. Chi altro c'era laggiù? Esther. Niente, hanno mandato i sommozzatori. Ma i sommozzatori per cosa, Giacomo? Tua sorella nuota benissimo. Può essere affumata. Lo so che nuota benissimo, ma evidentemente è successo qualcosa di strano. Ragazzi, scusa, calma, per favore, calma. Chi è stato l'ultimo a vedere Mariella? Sono stato io. Siamo scesi dalla camera, poi lei è andata a cercare una muta. Abbiamo incontrato anche il tuo amico Matteo.
Adesso tu mi aspetti qua e io vado a prendere le tue cose. Va bene? Sì. Riccardo non va da nessuna parte. Riccardo rimane con me fino a quando non ritroviamo sua madre. E quando la ritroveremo vedremo con chi vuole stare Mariella. Signori, per favore, state calmi, non è il momento. Ma io voglio stare con lei finché non torna mamma. Hai visto? Non ci vuole stare con te. Non mi sembra che voglia stare neanche con te. Papà torna presto, eh. Vieni Riccardo, andiamo in camera. Stanno continuando a cercarla. Non bisogna perdersi d'animo. Senti Giacomo, sei sicuro di aversi detto tutto sul barbaro? Che vuoi dire? Cos'è questa storia della discoteca? Discoteca? Non capisco. Ah, non capisci? Mi hanno fatto vedere delle foto, Giacomo. Tu la portavi in discoteca, di nascosto, senza dircelo! La portavi in discoteca? Che c'è? Che c'è di male? È morta! Mia figlia è morta! Se tu non fossi mio fratello! Lui non c'entra niente. L'assassino l'avrebbe uccisa comunque, come forse ha già fatto con Mariella. Ho chiesto niente a te. E allora non interrompa, né si intrometta in questioni della nostra famiglia che non la riguardano. Da quando sono arrivata, ricevo dei messaggi dallo zodiaco. I messaggi di morte. Ho già raccontato tutto alla polizia. L'ultimo parlava della morte di Mariella. Allora moriremo tutti, uno alla volta. Cosa ci faceva Felice Minnisli insieme a voi? Marilyn! Lui e Mariella si erano riavvicinati. E guarda caso adesso lei non si trova più. Io credo che Felice sia veramente innamorato di lei. E comunque quella mattina l'hanno visti separarsi. Li hanno visti chi? Un certo Matteo, un amico di Giacomo Sant'Andrea. Puoi interrogarlo se vuoi. Mi dispiace, ma io non posso fare niente. Il caso è di competenza della polizia locale. Marilyn! Dovresti parlare con Lucchini. No, no. Ricordati che è stato lui a dirmi che Mariella era in pericolo. Marilyn! Vieni. Ciao, amore, ciao. Vieni qua. Marilyn, che cosa volevi fare? Guarda che quello è un cane di razza vero, non è roba per te. Noi dobbiamo stare al nostro posto. Allora, con Lucchini? Va bene, lo convoco domani mattina in ufficio. Bene, ci sarò. Ciao, Marilyn. E non dare retta al tuo padrone. Sta al suo posto soltanto perché è pigro. E anche un po' fifone. Ciao. 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 Dai, andiamo. Andiamo. Charles Manson, un manipolatore, spingeva la gente a uccidere per lui. Ovviamente uno scorpione. E ora veniamo qui in Italia. Donato Bilancia, 17 omicidi, silenzioso, colto, meticoloso, ossessivo, malinconico, un classico cancro. Erika De Nardo, l'adolescente di Novi Ligure che ha massacrato la madre e il fratellino. Qui la cosa interessante è la presenza di un'eclisse lunare a pochi minuti dalla sua nascita, dicembre 1983. Un forte passaggio di Saturno che ha fortemente condizionato il quadro astrale. Scusi, però voglio dire, ma se fosse tutto così semplice... Non è semplice, sto semplificando io per farvelo capire. Va bene, grazie. Però se fosse come dice lei, nella nostra vita sarebbe già tutto scritto. No, dottore, Astra Inclina non necessitant. Le stelle orientano il nostro cammino, ma non lo determinano. Tocca poi a ognuno di noi trovare il suo sentiero. Certo, però a noi tutto questo, a cosa ci serve? Io credo di poter scoprire il segno zodiacale dell'assassino e il suo ascendente, studiando i suoi comportamenti, i giorni in cui opera e i relativi influssi zodiacali. Questo potrebbe aiutarci a capire in anticipo come sceglie le sue vittime e quando potrebbe colpire ancora. Le sue vittime fanno parte tutte della stessa famiglia. A questo c'ero arrivato anch'io, anche senza oroscopi. Mariella Sant'Andrea è scomparsa. E questo ci fa capire che abbiamo interpretato bene il messaggio. E forse in questo modo riusciamo a prevenire le sue mosse. Esther, ascoltami. Questa storia dello zodiaco è un trucco. È solo un modo per camuffare il movente reale degli omicidi. Chi sarebbe? E sono sempre i soliti. Il sesso, il potere, la vendetta, i soldi, l'amore. Si può uccidere anche per amore, ma non si uccide per i pianeti, dai.
dottore? Sì, è lì sotto. Chi l'ha trovata? Un passante. La polizia di zona ha letto il nostro fonogramma e ha pensato che fosse la donna che stavamo cercando. Ma come fa a essere lei se è sparita in mare a Portofino? Ma non lo so, non si sa. Come ha fatto ad arrivare sino qui? Ce l'ha portata il suo assassino. Corde su polsi e caviglie. Annegato? No, non c'è traccia di annegamento. Le è stato spezzato l'osso del collo come l'altra, Barbara Sant'Andrea. Quando? È difficile dirlo. Bisognerebbe sapere quanto tempo è stata in acqua. La permanenza in acqua altera diversi parametri. E guardi questo. L'ho lasciato dov'era per farvelo vedere. Mi dispiace, Minnisi. È la seconda volta che ti trovi troppo vicino al morto. Ci eravamo appena riconciliati. Adesso. Adesso vi eravate riconciliati dopo 3 anni di divorzio. La sua famiglia a costringerci a lasciarci. Io l'ho sempre amata. Sempre. Dillo tu. Guarda, io posso... Ed è sempre per colpa della sua famiglia che il giudice non ti ha concesso l'affidamento congiunto? O perché la picchiavi? Io l'amavo, lo vuole capire o no? Io l'amo ancora. Non l'ho ammazzato, anche un testimone. Sì, sì, me l'hai detto. A proposito, poi mi dovrà dire dove posso trovare il suo amico Matteo... Rossi, Matteo Rossi. Ecco, grazie, non mi tocchi. Con calma, eh. E di mio figlio chi ne sarà adesso? Di solito in questi casi l'affidamento viene concesso al padre. A meno che non sia colpevole di omicidio. Ma lo vuole capire che sono innocente o no? Che cos'è questo? Una manovra di Sant'Andrea? Raccollerà a me la colpa e dopo prendersi mio figlio? Io non sono manovrato da nessuno, Minnisi. Tantomeno dai Sant'Andrea. Lascia! Sorgerà nel giorno insieme a Cristo. Diamo grazie, Signore, che le hai dato in questa vita come segno della tua bontà e della comunione dei santi in Cristo. Amen.
Nella tua misericordia senza limiti, aprile le porte del paradiso. E a noi che restiamo laggiù, dona la tua consolazione con le parole della fede, fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre con te nella gioia eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amen. È andata anche Mariella. Mi dispiace, Gabriele. No. A te, Gildo, non dispiace affatto. Sei un avvoltoio che si ciba di cadaveri. Forse. Ma non è mia la responsabilità di questi morti. Bella cerimonia. Semplice, toccante. Bisogna ammettere che questi Sant'Andrea fanno dei bei funerali. Allora, commissario, ha scoperto qualcosa? Non sono tenuto a rispondere. Certo, il vostro segreto istruttorio. Comunque, basta comprare i giornali, lì c'è scritto tutto. Li legga anche lei. Magari trova chi è lo zodiaco. Il sangue dei Sant'Andrea continua a scorrere e lei continua a tacere. Crede davvero che la mia famiglia nasconda un segreto così terribile da poter scatenare tutto questo? Sì, e credo che lei sappia qual è. E pensa che li lascerei ammazzare tutti senza dire una sola parola? A questo può rispondere solo lei. Che ci fa lei qui? Vi stavo aspettando. Ho saputo che suo figlio Giacomo era tornato da Portofino. Volevo fare due chiacchiere con lui. Le ho già detto che a questo penseremo noi. Giacomo non ha nulla a che vedere con la morte di mia nipote Barbara. E se ci fosse qualcosa che non vuole dire? Ma come si permette? Se ha dei sospetti, li dica. Io bado ai fatti, signor Sant'Andrea. Mi volete lasciar fare il mio mestiere, per favore? Ma chi è questo signore? Che cosa vuole da me? Il suo lavoro lo ha fatto talmente bene che non è riuscita ad evitare un secondo omicidio. Mi dispiace molto per quello che è successo. Allora può andare a fare le sue indagini dove vuole, ma non all'interno di questa famiglia. Ma lo volete trovare o no, questo colpevole? Questo signore è stato pagato? In parte. Gli dobbiamo ancora dei soldi. Allora salda quanto gli dobbiamo e mandalo via. Cosa? Ha capito perfettamente. Fuori di qui. Da questo momento è licenziato. Hai sentito? Fuori di qui. Le pentirete. Sì, non mi chiamate più, però adesso sparisce, le pentirete! Ho messo a letto Riccardo. Si è addormentato come un sasso. Eh già, come facciamo adesso? L'importante è che stia lontano da Felice. Felice non viene incriminato, l'affidamento del bambino gli spetta di diritto. Riccardo è cresciuto qui e resterà qui. Perché dovete sempre dare addosso a Felice? Riccardo è suo figlio. Quando diventerai grande chiederemo il tuo parere, Giacomo. Per adesso puoi anche stare zitto. Potrebbe andare meglio.
Vieni. È successo qualcosa? Ho sentito tuo padre. Ha avuto il coraggio di dirmi che Riccardo non mi vuole parlare. Vogliono vietarmi di vedere mio figlio. Non possono farlo. Lo so. Proprio per questo ho bisogno di un avvocato. Io stavo pensando che tu magari potevi darmi una mano. Io? Tu sei un avvocato, no? Sì, anche, ma non mi occupo di queste cose, Felice. Sei anche l'unica della famiglia che sta dalla mia parte. Io vorrei tanto aiutarti, ma... Qual è il problema? Senti, io sono in una posizione in cui ti sarei solo dannosa, credimi. Capisco. Anche tu devi fare i tuoi interessi, no? Io veramente parlavo dei tuoi interessi. Io pensavo che tu fossi l'amica di Mariella e che volevi aiutarmi. Dimentico che sei sempre soltanto una Sant'Andrea. Mi dispiace che tu la prendi così. Sei mancia come il resto della tua famiglia. Oh, se ti ha detto che non può, non può. E tu che cosa vuoi? Guarda che sei in casa mia. Non me ne sto andando. Bravo. Allora l'hai chiamato? Sì. E che ha detto? Ci vediamo più tardi. E senti, che pensi se passo anch'io per caso? Felice non si rassegnerà mai. Mio padre fa la carta falsa poi di avere l'affidamento di Riccardo. Ma non è giusto. È un suo diritto riavere suo figlio. Benvenuta a Fai Sant'Andrea, sorellina. Io me ne torno a Portofino. Avevi detto che ti saresti fermato per un po'. No, non c'è un'aria che non mi piace qua. Pia mi ha praticamente accusato di aver fatto conoscere la Barbara al suo assassino. Tutto per colpa di quelle foto. Ci venivi spesso qui con lei? Ma no, ce l'avevo portata un paio di volte così, per farla uscire. Tenevano reclusa, povera ragazza. Io me ne vado. Di già. Piedi. Mi scusi, non l'ho fatto apposta. Dove va? Perché se ne va? Sei in ritardo e potevi evitare di azzopparlo. Era scritto: la fortuna ti passerà davanti come la stella cometa. E poi ha un pesce, no? Scivolano tra le mani. Che c'è di bello? Matteo. Ciao, Esther. Ciao. Che bella sorpresa. Non è facile trovarti. Ti do la mano, sono pieno di calci. Ho saputo di Mariella. È terribile. Sì. Vieni. Grazie. Allora è qui che abiti? Sì, è la mia tana. È bellissima. Non era così quando l'ho comprata. Un vecchio casolare abbandonato, l'ho preso per 2 lire e l'ho rimesso a posto. Anzi, non è ancora finita. Vieni. Eccoli i tuoi quadri. Sì, sono solo i più recenti. Questo sei tu? Improbabile. Non lo so, che dipingo in modo del tutto automatico. Mi sono sforzato di fare cose diverse, ma non ci riesco. Vado a darmi una... Non c'è qua, torno subito. Sì.
dispiace. Non volevo spaventarla. Sono la custode. No, no, mi scusi lei. Mi scusi, devo andare subito. Arrivederci. Arrivederci, signora. Hai visto la vecchia? Sì. Ti ha detto qualcosa di strano, è un po' svanita, confonde le persone. No, anzi, sembrava molto dolce. Era lei la padrona di questo posto, un tempo. Adesso dimmi cosa sei venuta a fare fin qui. Sono venuta a toglierti dalla lista dei sospetti. Eri nell'albergo dove è sparita Mariella. Ho visto delle foto di te e Barbara in discoteca, questo non è poco. No, non è poco. E come faccio a convincerti che non c'entro niente? Intanto potresti scrivermi qualcosa. A te. Mi ha fatto piacere vederti. Sì? Peccato che non ci possa essere nulla tra noi. Bravo, Miro, così mi piace molto. Adesso ti mando subito Spagnolo. Stai lì, eh? Domani ci sarà un'altra rapina al furgone portavalori. Sappiamo anche dove? Appena ci vai lo sapremo. Spagnolo, ancora con quella roba? Stavo mettendo l'ultimo ramento dell'albero, quello appena spuntato. Dai, sbrigati, che forse stavolta caviamo fuori qualcosa. Disturba? No, no, signorina, figuriamoci. Lei non disturba mai. Allora. Spagnolo? Peccato che non ci possa essere nulla tra noi. Non avevi il coraggio di dirmi la voce? Mi puoi far fare, per favore, una perizia grafologica su questa scrittura? Dovrei sapere almeno chi è sospettato. Un favore personale, grazie. Molto personale, direi, a giudicare dal tono di quello che c'è scritto. Me lo fai, sì o no? E se scopro che è lo zodiaco? Va bene, va bene. Tanto comunque qualcuno all'interno della tua famiglia. E anche se fosse, mancherebbe comunque la cosa più importante. Per quali colpe di un padre due figli hanno già perso la vita? Lucilla? Devo uscire, sono in ritardissimo. Che c'è? Quando sei rientrata in casa la porta era chiusa. Certo, perché? Hai trovato qualcosa di strano? No. Io ti ho lasciato lì. Eccoli, dottore, sono partiti, direzione nord. Ricevuto, K, saremo lì tra un minuto. Dai, Spagnolo. Le macchine sono tutte in posizione. Pronti a intervenire, ripeto, pronti a intervenire. Ok. Ah!
Fermi un sparo! Non sparate, non sparate! Cazzo! Attento, dottore! No! Mi scusi, Paolo Donati. La prego. Lo puoi trovare in terapia intensiva. Sono riuscita a dirti. Io ci tengo veramente a te. Ti prego, non mollare. Devi essere coraggioso, ti prego. Io sono molto coraggioso. E tu stai parlando con un rapinatore che probabilmente non passerà la notte, però almeno morirà avendo ascoltato delle cose molto carine e portandosi nella tomba il nome del suo collega che mi è scappato. Fa male? No, però non posso abbracciarti come vorrei dopo quello che ho sentito. Sai, sono cose che si dicono a uno che sta per morire. Certo. Questa è la perizia calligrafica che mi hai chiesto. È negativa. Il tuo innamorato... Non è il mio innamorato. Peccato che non possa esserci niente tra di noi. Insomma, comunque, non è lui lo zodiaco. Contenta? Sì. Bene. Si è fatto male, commissario, mi dispiace. Non ho arrestato nessuno, Milo. Ho sentito che avete fatto una carneficina. E hanno anche ammazzato due dei nostri. Erano armati fino ai denti e pronti ad uccidere. Me ne è scappato uno. Il più importante, il capo. Non mi chiedete niente perché non so niente. Però della rapina sapevi tutto. Ma non so niente dei rapinatori, ve lo giuro sulla testa di... Lascia perdere le teste, che di teste ne sono già cadute abbastanza. Dimmi almeno qual è la tua fonte. I patti non erano questi. E i patti sono cambiati. Sono morti due poliziotti. Mi devi dire qualcosa di più, un nome. Sennò da qui non esci. Ariete. Barbara. Barbara. Ariete. Lancia. Mariella Bilancia. Ma questa è la croce cardinale? Sì. Lucchini qui parla di un serial killer che uccideva seguendo proprio questo simbolo. Ma quindi forse lo zodiaco sta facendo la stessa cosa? Devo parlare con Lucchini. Accendi e parti. Felice. Parti! Dove stiamo andando? Da me.
Perché stai facendo tutto questo, Felice? Per riavere mio figlio. Lo riavrai comunque. La legge darà. La legge? Con i Sant'Andrea la legge non serve a niente. Così non risolve niente. Magari no, però per riavere te mi devono ridare mio figlio. Non credo di essere così importante per loro. Senti, Esther, io non voglio farti niente. Sono in possesso di dossier sui Sant'Andrea. E ho bisogno di te per capire se valgono qualche cosa. Se valgono qualche cosa. Mi faccio dare un sacco di soldi. Prendo mio figlio e me ne vado via, va bene? Svolta a destra. Frena! Torna indietro, dai! Che cos'è tutta questa polizia? Che cosa hai fatto, Felice? Presto, torna indietro, dai! I rapinatori erano professionisti, killer. Due albanesi e un croato, sicuramente ex militari. Io non ce la vedo proprio Felice Minnisi in mezzo a loro. Infatti, secondo me, lui è un appoggio locale, uno che probabilmente gli procura le auto, le informazioni, forse le armi. Diciamo le cose come stanno. La famiglia Sant'Andrea ha ordinato al procuratore Baldi di farci seguire la pista di Felice. Spagnolo, tu sei troppo giovane, non puoi essere così cinico. E questo? Banca Sant'Andrea. Riservato. Sono i bilanci della banca. I Sant'Andrea saranno così gentili da dirci a cosa corrispondono questi numeri. I Sant'Andrea finiranno in un mare di guai quando questa roba viene fuori. Questo è quello che cercavo quando ho indagato su di loro un'altra volta. Ed è per questo che Felice partecipava alle rapine. Per vendicarsi di Sant'Andrea. Poterli ricattare. Lasciami andare, Felice. Mi verranno comunque a cercare. Stai zitto e cammina. Sì? Una ragazza chiede di lei. Adesso non posso. Dice che è molto urgente. Non dico che è urgente. Intendo dire molto urgente. Buongiorno. Esther è sparita, non risponde più al cellulare. 3 ore fa è partita per andare da Lucchini, lo scrittore. Vabbè, intanto calma. Poi magari ha cambiato idea, non c'è ancora andata. No, non è possibile. Ci aveva appena parlato al telefono e diceva di aver scoperto qualcosa di importante. Guardi. Sono Donati. Ho bisogno di rintracciare un cellulare. Dove stiamo andando? Da una persona che ci può tenere nascosti perché ho bisogno di riflettere. Cazzo, io non ce la faccio. Sparami pure, io non ce la faccio. Ma non dire cazzate. Lo capisci che non ti voglio fare del male? Voglio soltanto riprendermi mio figlio. Ho bisogno del tuo aiuto. Ma se non so nemmeno quello che vuoi. Io so chi è lo Zodiaco. Cosa? E chi è? L'amante di Elisabetta Sant'Andrea. Perché non l'hai detto alla polizia? Perché non mi crederebbe nessuno. Io adesso ti spiego una cosa. Elisabetta ha raccontato a Mariella che lei aveva un amante. Poi Mariella l'ha raccontato a me ed è morta. Barbara lo sapeva ed è morta anche lei. E adesso lui sa che io potrei sapere. È per questo che voglio prendere mio figlio e scappare, andare via. Non voglio nient'altro. Per fare questo ho bisogno del tuo aiuto. Quindi tu adesso stai zitta, non fai più domande e vieni con me e mi dai una mano. Forza, forza, dai, vai. Maglia! Dove cazzo siamo? Esther!
Ferri e Minisi sono spariti contemporaneamente. È una strana coincidenza, facciamo battere la zona. Va bene. Non possono essere andati lontano. Calma, io lo conosco, Felice. Non farebbe mai una cosa leggera, Felice. Come fai a dirlo? Abbiamo fatto affari insieme. Che genere di affari? Ho trovato degli acquirenti per dei mobili di valore che, come dire, non si possono vendere per vie ufficiali. Comunque, sei innocente. Allora possiamo continuare a frequentarci. Devo fare una telefonata. Mi aspettava sotto casa di Lucilla. Poi, quando sono salita in macchina, mi ha puntato la pistola. Come facevi a sapere che Matteo Rossi abita qua? È una strana coincidenza. È grazie alla sua testimonianza che Felice è stato scagionato dopo la morte di Mariella. Io solo ho detto quello che ho visto. Comunque, stiamo facendo battere la zona. Felice ha detto di sapere chi è lo zodiaco. Andiamo via, qui abbiamo finito. Essere l'amante di Elisabetta Sant'Andrea. Elisabetta l'aveva raccontato a Mariella e anche Barbara l'aveva scoperto. E sono morte entrambi. Sì, però mi sembra un po' debole come teoria. Tutto questo sangue, tutta questa messa in scena per una semplice storia di corna. Secondo me Felice si è inventato tutto. Sì. Mi puoi dire cosa ci facevi a casa di quello? Quello chi? Matteo. Mm. Che cosa c'entra questo? Ma voglio dire, ci sono decine di casali su in collina e io ti trovo a casa di Matteo Rossi. Eh? Lo sai chi è Matteo Rossi? No, te lo dico io chi è Matteo Rossi. Ecco qua, Rossi Matteo. Allora, condannato 10 anni fa a 2 anni per furto d'auto e percosse. Aveva praticamente 20 anni. E secondo te a 20 anni si possono rubare le macchine e percuotere? Nemmeno io mi fidavo di lui. Per questo ti ho chiesto quell'esame grafologico. Che è risultato negativo. Sei solo geloso. Mi vuoi spiegare che cosa significa questo? Un'ipotesi. E che ipotesi sarebbe? Te lo dirò quando resti felice. Lo arresto, Felice, non ti preoccupare, lo arresto. Mi deve spiegare ancora una bella quantità di cose. Che fai? Guarda che non ho detto niente a nessuno, te lo giuro, non ho detto niente a nessuno, te lo giuro, no, no, ti prego!
Claudia? Il commissario Donati, in persona. Ciao. Ciao. A cosa dobbiamo l'onore? Dunque, si tratta di Sant'Andrea. Ah. È venuto fuori qualcosa di nuovo. Si ricomincia? Sì. Questa volta gli facciamo un culo così. Cedere. Vedi, ci sono anche i bilanci annuali delle società che hanno una linea di credito con la Banca Sant'Andrea e in cui il gruppo ha una partecipazione. Vabbè, ma perché dovrebbero vendere tutte le società che hanno bilanci attivi? Perché sono quelle che valgono di più. Praticamente vogliono disinvestire in ogni loro attività. Sì, forse hanno bisogno di soldi. L'altra ipotesi molto possibile è che questi bilanci siano gonfiati per nascondere delle perdite. E in questo caso tu li potresti incastrare? Sì. Se riesco a provare questo, questa volta li incastriamo, certo. Sì, spagnolo, dimmi. Sì, dove? Ti raggiungo, sì. Hanno appena ammazzato una persona che ci poteva dire qualcosa di più su queste carte. Un'esecuzione. Pensa sia stato lui? Lo Zodiaco non ha mai sparato. Ecco qua. Mi faccia vedere. Sì. La croce cardinale. Sì, è possibile che lo Zodiaco stia seguendo questo schema. Brava. Ottima intuizione. Sì, ma non capisco che cosa c'entra con gli omicidi. Da quello che ho letto risulta semplicemente il simbolo dei quattro elementi. Sì, fuoco, aria, terra, acqua. Il punto centrale della croce rappresenta la quintessenza, la trasformazione. Questo è il vero significato della croce cardinale. I simboli hanno molte chiavi di lettura, ma questo è probabilmente quello che questo simbolo può significare per lui. Probabilmente lo Zodiaco pensa di fare un rito di purificazione, un sacrificio per cercare di deviare l'influsso degli astri che governano il suo destino. E ogni sacrificio comporta delle vittime. Uno così potrebbe essere Sagittario o Gemelli, segni in cui è forte l'elemento della doppia personalità. Il tipico assassino che vive all'interno di una comunità, un tipo apparentemente irreprensibile. E se il suo movente fosse la vendetta? E in questo caso allora potrebbe essere dei Gemelli. Il Sagittario sarebbe meno preciso nella scelta delle vittime. Sì, direi Gemelli. Perché mi manda dei messaggi in codice? Sembrerebbe che voglia renderla partecipe, coinvolgerla nel suo disegno. È probabile che in qualche modo siate legati. Non è del segno dei Gemelli, lei? Scusi. Sì, pronto? Sì, arrivo subito. La famiglia lo sa? Sì, ho parlato io con l'avvocato Parodi. E Riccardo? Presumo di sì. Perché è stato ucciso? Secondo me perché sapeva troppe cose. Forse è l'unico che sapeva. E comunque non è stato lo Zodiaco. O forse ha cambiato metodo, l'osso del collo era intatto. È come se Felice non facesse parte del suo disegno. Quale disegno? Eh? Quale disegno? Te lo spiego dopo. Perché è aperta sta porta? Spagnolo! Non deve stare aperta. Cazzo, ma questo non deve stare qui. Qui è entrato qualcuno. Spagnolo! Sì? Scusa, ma sei entrato tu qua dentro? No, non c'ho neanche le chiavi. Non lo so, ma questo non deve stare qua. Mettilo via, dai. Cazzo. Barbara, la prima vittima era dell'ariete, segno di fuoco. Mariella, bilancio, segno d'aria. Se l'assassino continua a seguire questo disegno, la prossima vittima dovrebbe essere del capricorno. Perché? Perché sta tracciando la croce cardinale, simbolo di redenzione e di liberazione. Ma scusa, se si vuole redimere, perché ammazza la gente? Non lo so.
Lucchini ha detto che sta eseguendo una specie di sacrifici rituali. E la prossima vittima sarebbe? Un membro della famiglia Sant'Andrea nato sotto il segno del Capricorno. Possiamo controllare. Allora, Gabriele Sant'Andrea è nato l'8 gennaio. Poi c'è Elisabetta, che è nata il 13 gennaio, che è la moglie di Pier Francesco Sant'Andrea. Elisabetta? Felice ti aveva detto... che lo zodiaco era il suo amante e dopodiché è morto. Quindi bisogna decidere se avvertire Pier Francesco Sant'Andrea dicendogli che sua moglie è in pericolo di vita perché è del segno del Capricorno, oppure... oppure perché è un amante. Senti, Massimo, ho deciso di far rientrare i fondi neri che abbiamo depositato nelle isole Cayman. Io non posso più coprirti. Ma cosa dici? Mica mi vorrei tradire con il vecchio. Fermati, Pier, fermati, stai esagerando. Finché si trattava di usare i soldi della banca per qualche operazione sicura va bene, ma qui stai svuotando le casse. È troppo rischioso. Lo faccio per l'azienda, bisogna muoversi a livello europeo. No, tu lo fai per te, per dimostrare a tuo padre che sei meglio di lui, ecco perché lo fai. Senti, se mio padre ha deciso che il gruppo Sant'Andrea deve morire, devo impedirlo. Sentiamo, e cosa ci vorresti fare con questi soldi? Scalare la Royal Nassau. E vuoi usare i soldi delle Cayman? Sì. Bisognerà pagare gli intermediari, mangiare qualche ruota. Quei soldi sono l'assicurazione per il futuro di tutta la famiglia. Lo so, lo so. Sì? E me lo passi. C'è Donati. Avrei bisogno di parlarle da solo, signor Sant'Andrea. Certamente. Bene. Vi lascio. Dica. Abbiamo motivo di credere che sua moglie sia in pericolo. Mia moglie? Perché? È un'informazione confidenziale, ma sarebbe opportuno metterla sotto protezione. Bisognerà avvertirla. No, no. Sarebbe bene che questa cosa rimanesse tra noi per ora. Ho capito. Lei vuole farle fare da esca. No, stia tranquillo. Sarà controllata a vista 24 ore su 24. Spero che lei sappia quello che sta facendo, dottor Donati. Di questo può starne certo. Questa è la casa di Gildo Anzi. Comincio ad averne abbastanza di questi appuntamenti segreti. Arrivi, te ne vai. Vuoi che la facciamo finita? No. Voglio che divorzi. Ti prego, questo non è il momento. Sono 2 anni che mi dici che non è il momento. Ma non posso fare questo a Pierre. Ma non sei stata tu a venire a piangere alla mia porta, a dirmi che lui non ti amava più, che pensava solo al suo lavoro. Ti prego, Gildo, smettila. Tu dici di amarmi, in realtà vieni qui solo a vendicarti di lui. Ma cerca di capirmi. Qualche tempo fa sarebbe stato possibile, adesso non... Senti. Quello che sta succedendo alla tua famiglia è una cosa orribile. Ma non voglio essere io a pagarne le conseguenze. Ma io sono qui adesso, con te. No. Tu sei qui quando fa comodo a te. Se sono io ad aver bisogno, non ci sei mai. Ci rivedremo quando sarai libera. Oppure non ci rivedremo. Questo è un ricatto. Chiamalo come ti pare.
Si può sapere che cosa ci faccio io qui? Sei dei gemelli, no? E poi perché finché sei qui con me non ti può succedere nulla? Gentile da parte tua. Dovere professionale. Peccato. Eccola. Non è possibile. Gildo Lanzi, l'amante di Elisabetta Sant'Andrea. Il perfido nemico di famiglia. Credo che i ricchi sono incredibili, Da dove arrivi? Sono andata a fare un giro. Il giro dei bar? Puzzi di gin lontano. E che ti importa? A me niente. Appunto. Da quando ti interessa quello che faccio? Per te nemmeno esisto. Non te ne frega niente di quello che passo. Lo sto passando anch'io. Ma non vado in giro a farmi consolare. Ma sì, vattene, vattene! Perché che cosa ti cambia se ci sono o no? Tu non hai il diritto di andartene. E perché? Hai paura di quello che diranno gli altri? Ma pensa Barbara, alla nostra bambina. Barbara era l'unico motivo per cui stavo ancora con te. Ma è morta per colpa vostra. Io non ne posso più. Di te, di Sant'Andrea, della vostra morale marcia per cui tutto va nascosto sotto il tappeto. Voi non siete le vittime, Pierre, siete i carnefici. No, smettila. Avete rovinato l'ansia e quante altre famiglie. È questo chi te l'ha detto, eh? Ma tutti lo sanno. Solo che nessuno ha il coraggio di dirvelo in faccia. E tu credi a queste sciocchezze? È finita, Pierre. Da tanto tempo. E questo lo sai anche tu. Tu non te vai da nessuna parte. Lasciami andare dalla mia bambina. Ma tu hai visto chi era? No, ma tanto non era la sorvegliata. Quella è l'auto del marito. Mia moglie è appena uscita, perché non l'avete inseguita? Di qui è uscita solo la sua macchina, signor Sant'Andrea. Pensavamo la guidasse lei. Perdona.